Di cosa si occupa l'INPS e quali sono le sue finalità? L'Istituto Nazionale, lo dice già la definizione, per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, si occupa di investire sulla salute delle fasce a maggior rischio di esclusione sociale a Roma, nel Lazio, in Sicilia, in Puglia e nel resto d'Italia. Cosa significa promozione della salute? Lei nell'intervento ha parlato appunto di questa definizione. Si tratta non soltanto di investire sulla diagnosi, sulla terapia e sul coinvolgimento del medico e del servizio sanitario, ma anche migliorare l'alimentazione di questa popolazione, migliorare la casa, migliorare il lavoro, migliorare gli affetti, cioè migliorare quelli che sono gli elementi fondanti della salute di ogni cittadino. E infine ha parlato anche di povertà estrema, di un malato di povertà estrema. Cosa significa? Una patologia? Oggi a livello internazionale si parla di determinanti sociali della malattia che caratterizzano il peggioramento o la diffusione di alcune malattie, non solo quelle infettive come la tubercolosi, l'HIV, l'AIDS o le malattie come la malaria, le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche malattie come il diabete e il cancro. Questo perché? Perché si è visto che queste stesse malattie in soggetti particolarmente impoveriti o a rischio di esclusione sociale si diffondono in maniera straordinariamente rapida, veloce e a rischio di determinare subito la mortalità di queste persone. E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato una nuova malattia che si chiama povertà estrema, e che ha un codice di classificazione internazionale ben preciso per dire che quella situazione è una vera e propria malattia. Non è una malattia infettiva, ma è altamente contagiosa. E stanno arrivando sul mercato i cosmetici o comunque le creme di bellezza, insomma, femminili che comunque sono preparate in maniera non regolare. Come ci si difenderà a questo problema? Noi abbiamo in Europa, e l'Italia fa parte dell'Europa, una normativa molto severa nei confronti dei cosmetici, e devono avere adesso delle caratteristiche ben precise che vanno dalla composizione del prodotto, gli elementi che lo compongono, alla data di scadenza, alle caratteristiche approvate dall'Unione Europea. Poi c'è una vasta rete diffusa, sotterranea, clandestina, di prodotti invece senza alcuna caratteristica di sicurezza che avvengono e arrivano attraverso il mercato clandestino dei cosmetici. Il mercato clandestino dei cosmetici è un problema attuale, da poco scoperto dal nostro istituto, perché si è trovato a curare donne straniere, in particolar modo provenienti dall'Africa, affette da alcune malattie determinate e caratterizzate dall'uso di cosmetici tossici, come saponi al mercurio o creme all'idrochinone e al cortisone, che hanno determinato insufficienza renale o addirittura il rischio di morte in queste pazienti. In Europa noi abbiamo delle leggi ben precise sui cosmetici, delle normative che devono essere rispettate, tra cui la visibilità della composizione del prodotto di scadenza dei cosmetici. Ma è altrettanto vero che in Europa arrivano in questo mercato clandestino molti farmaci appresso alla esigenza di molte donne, soprattutto di pelle scura, di diventare chiare perché ammaliate, perché convinte dai messaggi culturali che bianca è bello e nera non è bella. Abbiamo fatto questa scoperta, stiamo individuando le fonti di produzione di questi cosmetici che hanno un mercato clandestino, ma che adesso sono diventate molto diffuse, soprattutto l'investimento da parte della Cina nella produzione di questi cosmetici tossici. Quindi lanciamo una campagna per il diritto alla bellezza e alla salute delle donne di tutto il mondo, nel nord e sud del pianeta, e quindi una campagna anche alle compagnie e società dermocosmetologiche serie di aiutarci in questa denuncia e in questo avviso alle donne di abbandonare questi cosmetici per cosmetici sicuri, non dannosi e soprattutto però compatibili con le condizioni economiche spesso molto basse di queste donne.